Questo è l'ultimo post del profilo di Clash of Clans. Questo elemento piace a Mister DLS. Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash of Clans. Scusatemi davvero tanto per la voce ragazzi, oggi sarà bassissima. Non perché sto registrando tardi, ma perché non ho più voce. Sono infatti tornato poco fa dal Games Week di Milano che c'è stato questo weekend. È stata un'esperienza fantastica, ci siamo incontrati veramente con tantissimi fan e vi invito solamente a fare un salto sul mio Instagram, link in descrizione, per avere un assaggino di quello che è successo, soprattutto nelle stories finché si possono ancora vedere. Poi comunque nei prossimi giorni ci saranno post e quant'altro, ripartiremo anche con Instagram. Sono stati giorni molto intensi ma non finiscono qua, perché vi ricordo che il prossimo weekend sarò anche al Romix. Ve lo dico già subito ragazzi, perché questo Games Week è stato veramente bellissimo e non vedo l'ora che sia il prossimo weekend per essere anche a Romix. Anche lì, maggiori informazioni su Instagram ragazzi, link in descrizione. Ma perché Ferre stai già registrando un video appena tornato a Milano? Non potevi riposarti un attimo? No, non potevo riposarmi un attimo ragazzi, perché ci sono delle novità in arrivo. Maledetta Supercell rigorosamente indossata. Siamo infatti alla fine di settembre e questo vuol dire, oltre al fatto che sta per arrivare un nuovo avatar per i miei cari abbonati, preparatevi ragazzi perché sono veramente fantastici sti avatar. Lo trovate come sempre in descrizione, Discord, collegatevi e andatelo a scaricare dal gruppo apposta. Però ecco, questo vuol dire anche pass ragazzi, Royal Pass, Gold Pass. Oggi in particolar modo vediamo il Gold Pass, appunto quello di Clash of Clans signori, perché come vedete dal titolo, come vedete la miniatura, ci sta una skin fighissima ragazzi, la skin del re barbaro scheletro. E ve lo mostro sicuramente come sempre a schermo ragazzi, perché cioè credo che così renda molto di più e soprattutto si possono vedere vari dettagli che adesso andiamo ad analizzare con calma. Ma ragazzi, in questo video lo andremo anche a provare. Infatti anche se siamo sul mio villaggino, adesso vi spiego anche perché siamo sul mio villaggino, dopo gli attacchi li farò con l'account sviluppatore. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto gustiamoci, apprezziamo un attimo questo bellissimo barbaro, che è uno scheletro ma mantiene i baffi e la barbetta da King. Quello è una cosa che proprio quando King passa a miglior vita mantiene comunque questi baffi e questa barba, perché è una sorta di unione, non so, probabilmente si chiamerà baff barba, ma insomma una cosa che sicuramente farò anch'io. Devo semplicemente far crescere un po' così, sì, ci lavorerò. Poi abbiamo la corona in testa che è palesemente grossa, perché appunto non avendo i capelli, non avendo la pelle, la carne, nulla, la corona risulta essere un po' grossa. E poi ragazzi, vabbè, l'armatura bellissima che viene mantenuta a regola d'arte, viene anche questa vestita in maniera molto larga perché è appunto uno scheletro tutto rinsecchito. E ragazzi, abbiamo la spada. La spada, se non l'avete capito, è abbastanza palese, ma ve lo dico lo stesso, è una tombstone, è una lapide ragazzi. È bellissima. Cioè, è una tombstone palesemente parecchio allungata. Io subito pensavo fosse una semplice spada in pietra, invece se ci fate caso è stondata, ha queste X che si mettono un po' sulle lapidi, no? Almeno nell'immaginario comune, e quindi è una tombstone ragazzi. Ed a me questa skin piace un sacco, forse la più bella che sia stata mai introdotta per il King. So che lo diciamo ogni volta, ma Supercell ci sta riuscendo. Ogni volta sta buttando fuori una skin sempre più interessante, sempre con un'idea più carina. Quello che però sta seguendo, poi qualche due discorsi passo oltre, è il seguire il filone logico, se vogliamo, degli eventi temporali. Quindi a settembre ha fatto, con l'arrivo dell'autunno, appunto la regina dell'autunno, ad agosto con il compleanno di Clash of Clans come evento principale ha fatto il gran sorvegliante party, io l'ho chiamato gran cantante, e quindi insomma sta cercando di prendere un po' un suo tema. Vediamo se effettivamente riuscirà ogni mese a trovare qualche particolarità, qualche evento particolare appunto. Io onestamente ragazzoni voglio vedere quella che ci starà a novembre, perché dicembre vabbè, scontato che sarà Natale secondo me, però
a novembre cosa inventano. Come vi dicevo, però adesso facciamo sparire il King, ragazzi. Andiamo sul nostro villaggino perché voglio fare un piccolo recap insieme a voi, visto che ci sono un paio di novità. E poi passiamo all'account sviluppatore per fare questi attacchini, ragazzi, in esclusiva, vi ricordo, con il nuovo King che vi ho appena mostrato. Vi dico già fin da subito che c'è un'altra particolarità che noterete solamente in quel modo lì, quindi dovete avere pazienza un attimo, perché sono sul mio villaggio. Adesso partiamo da questo. Allora, molto brevemente, perché c'è una cassetta di GM e non posso lasciarla lì, toglierla subito. Poi perché? Perché, ragazzi, sono finiti i giochi del clan e devo per forza di cose fare questa raccolta insensata di risorse, perché, ragazzi, è veramente insensata. Ci abbiamo solamente più i muri da fare su questo account. 100% delle energie sui muretti, ragazzi, stiamo a meno 37. Secondo me riusciamo tranquillamente a spararcene un paio. In buona sostanza, procediamo con questa raccolta delle ricompense. Allora, sicuramente le gemme, ragazzi, prima di tutto, perché ormai quelle ci servono, quindi quelle garantite. La vanghettina, quella anche la vogliamo. Per il video notturno, una runa di Elisir non ci fa male, mentre per quanto riguarda la terz'ultima slot, la terz'ultima colonna, io vi direi, ragazzi, che la cosa migliore è prendere questo. Perché? Perché con 3.255.000 non ci pago un muretto, e quindi preferisco prendermi 5 anelli che hanno il corrispettivo di un 4 milioni di Elisir. Quindi tac, piglia pure tutto. Adesso mettiamo in pausa il discorso mura, perché andiamo a fare gli upgrade ovviamente a fine episodio, anche sul video notturno, ragazzi. Pigliamoci le risorse proprio al volo, ma faremo poi l'upgrade dopo. Ok, ragazzi, allora tranquilli, non mi è tornata magicamente un po' di voce, semplicemente questa parte di video la sto registrando il giorno dopo, perché gli attacchi li avevo appunto già preparati ma non andavano bene, li ho dovuti rifare, quindi questo video uscirà con un giorno di ritardo. Probabilmente il barbaro che vi mostro già è in game, quindi molto bene. Comunque il signorino è questo, ragazzi, guardate che caruccio, guardate che caruccio. Allora, praticamente tira delle mazzate, guardate che figata, guardate che figata. Adesso ci piazzo il volo anche la Queen. Questa strategia è fatta, come vedete, con i draghi elettrici apposta, perché voglio lasciare spazio a queste due truppe per farvele vedere. Vabbè, la Queen la conoscete già benissimo, però il King proprio volevo farvelo vedere. I barbarelli ovviamente quando si spawnano sono quelli, ragazzi, le animazioni sono quelle lì, però è carino, è veramente bello. E tra l'altro volevo farvi vedere una cosa molto interessante che succede quando viene tirato giù. A parte il movimento, che comunque è leggermente diverso, tira anche delle sberle con senza guanto. Oh, attenzione che ci sta, che ci stava la vita della regina. Andiamo qui con un bel draghetto. E guardate qua, guardate qua, tac, gli cade il braccio, gli si stacca il braccio e rimane con la bocca aperta. Bellissimo, bellissima sta animazione. Andiamo con lo Zizi, la Farino e il Coso Coso. Ok, vai, bella lì. Difendiamoci subito dai colpacci. Andiamo così e così. Aspettiamo subito. Oh, una notifica, grazie iPhone. Una doppia furia al volissimo. Andiamo a girare anche la Eagle. Ma sì, vai, una furietta ancora che non fa male a nessuno. Un'altra gelo lì, che più che altro sul volano, che è veramente fastidioso. E vediamo un pochettino cosa riusciamo a combinare, ragazzi, perché qua ci sta il delirio in atto. Il delirio in atto, guardate, guardate che bellino. Adesso il King ormai è morto, quindi voi direte già, chi se ne frega, ma sì, pare che spacca tutto, siamo abituati a vederlo. Però ecco, è sempre un piacere, è sempre un piacere vedere i draghetti che si elettrizzano tutto. Villaggi improbabili che escono fuori solamente con l'account sviluppatore. Proviamo un pochettino a piazzare il King, vi taglio direttamente da parte, sono solo curioso di sapere esattamente quanto villaggio tira giù solamente il King. Vedi, oh ragazzi, guardatelo lì, 74% 2 stelle, imbarazzante. Ma ecco subito un villaggino, un tintinnio proprio più serio e una formazione anche un pochettino più adatta. Stiamo su una formazione di terra, ragazzi. Allora, io partirei qui con una bella Queen. Ci piazzo dietro i guaritori. Voi direte, ma il King arriva, un attimino. La Queen è importante, se vogliamo fare una walk, ragazzi, è importantissima. Ci piazziamo al volo una bella furietta. Aspettate un attimo, chi vibre, eccolo lì. Tac, vai zia, devi decollare, zizi, non mollare. Non mollare mai. Funzione. Allora, con calma,
con calma. Provo a buttare un domatore per stanare eventualmente un castello del clan, ma non credo di farcela. Partiamo a bombazza qui con un bello scheletro da muri. Ci butterei il king. Aspettate un attimo. Ci butterei il king di qua per pulire. E un'altra cura. No, mi sa che la queen va giù semplicemente. Andiamo con i miner. Ok. Il king butto l'abilità un po' in anteprima, lo so, ma cerco di convogliare tutti quanti lì, ragazzi. Vado a curare. Ok, importantissimo. Una bella veleno lì che non fa male. E vado anche con il gran sorvelievole. Altra curetta d'obbligo. Andiamo di nuovo qua. Vai di gran sorvelievole. Ability. Ok, io qua ci butto un assalto, anche se esattamente non trova un suo utilizzo incredibile. Ok, ecco lì l'ultima curetta. E qualcosina per pulire un po', ma proprio buttate così a cacchio di cane. Adesso è arrivato il momento che tutti aspettano, quello dove si sgancia, no? Quello dove si sgancia, ragazzi, andiamo sui nostri muretti. Partiamo subito con l'elisir, 4 milioni, sbam. Di nuovo un altro muretto, ma questa volta con gli anelli, sbam, eccolo qua. Poi ancora un muretto, questa volta con l'O. 54, non male. Partiamo da qua, un muretto con l'elisir, tac. Ok, fine dei giochi, ragazzi. Vi ringrazio come sempre per aver guardato il video. Vi chiedo ancora scusa per la voce, non ci posso fare veramente nulla. Vi chiedo solamente come sempre l'iscrizione al canale, attivate la campanellina, perché altrimenti le feed non vi arriveranno mai, signori. Un saluto a tutti e ciao ciao.